Carispac, la Biper, possiede qui all'Aquila uno dei più prestigiosi edifici, quello del centro storico dell'asse centrale, da cui dipende anche la ricostruzione proprio del cuore dell'Aquila. Era stato annunciato un bando ad agosto, si hanno notizie? Dunque, la cosa sta proseguendo, la banca ristrutturerà il palazzo, stiamo presentando i progetti e abbiamo anche rassicurazioni da parte del Comune di velocizzare per quanto possibile i tempi, perché l'impegno della banca, come sempre è stato detto, e quello che la banca dice generalmente lo mantiene, è quello di ristrutturare quanto prima possibile quel prestigioso palazzo e riutilizzarlo come banca. Ecco, i cantieri quando potrebbero aprire? Proviamo a fare una prospettiva, insomma. Per quello che è dato a conoscere, probabilmente entro fine agosto, fine di ottobre ci sarà la presentazione del progetto e da lì partiranno i bandi di gare. Io posso pensare che il cantiere i primissimi mesi del prossimo anno, gennaio-febbraio, possano prevedere un inizio dei lavori. L'importo dei lavori è stato quantificato? Ci sono delle stime, dire delle cifre in questo momento faccio molta fatica. Chiaramente si tratta di un lavoro importante perché non è solo il palazzo della banca, ma tutto l'aggregato che viene interessato.